Buonasera, siamo sempre qui al ristorante Casalice, lo chef Davide vi augura buon inizio di settimana a tutti. Questa sera vi farò vedere una ricetta molto veloce, utilizzerò sempre il tonno visto che ne avevo preso 30 kg, vi farò vedere un'altra ricettina. Questa è una pasta kadaifi, diciamo molto usata in Turchia e comunque è una pasta che viene spesso usata per fare dei dolci. Io adesso ci farò questa preparazione, ovvero un tonno rosso in crosta di pasta kadaifi. E dopo vi spiegherò il resto. Lo arrotolate per bene, adesso io ne userò un altro po' per chiudere bene tutto il piatto. E una volta fatta appunto, aver fatto una sorta di crosta, lo passerò a Marco che lo calerà in friggitore. Vieni. L'importante, bravo, ok, è farlo appunto calare facendo appunto andare la pasta kadaifi sempre sopra il tonno. Guarda, aspetta, scusa Marco, facendo rimanere la pasta appunto sopra il tonno, facendo una sorta di crosta. Fate piano piano, non lo calate tutto in modo che la pasta appunto cuocendo piano piano si rigidirà e darà vita alla vostra crosta. Ecco, diciamo che adesso sta cominciando a cuocersi e potete appunto, una volta dura, immergerla completamente nell'olio. Vai Marco. Mentre Marco continuerà a stare dietro alla cottura del tonno, io vi farò vedere il proseguo di questa ricetta. Innanzitutto girerò il tagliere, così dopo potrò tagliare il tonno non poggiandolo sulla parte cruda, anche se questo tonno la preparazione alla fine risulterà molto crudo dentro, che non deve essere molto cotta altrimenti risulta di diventare stoppaccioso. Qui ho una salsa in agrodolce che ho leggermente scaldato, perché la salsa agrodolce viene preparata con 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, 200 g di aceto e 200 g di zucchero. Quindi farete cuocere a fiamma lenta fino a quando non diventi caramellata. Io dopo, se la tenete nel frigo, ovviamente tenderà ad indurirsi, quindi vi ho dato un colpo di microonde per renderla più fluida. Nel mentre, vedete, questo è il risultato. Nel mentre io comincerò, qui ho fatto, per chi avesse seguito le ricette scorse, una schiacciata di patate, questa volta l'ho fatta agli agrumi, quindi arancio, limone e lime. Comincerò con il fare 2 ciuffetti, così. Dopodiché non resterà solo che, tieni Marco, appunto, mettere un pochettino di sale, poco poco, e tagliare delicatamente il tutto. Poi andrete ad adagiarlo sulla schiacciata. Scusate se non uso il guanto, ma tanto è solo per farvi vedere la preparazione. Dopodiché andrete appunto a mettere un po' di salsa in agrodolce e magari un ciuffo di verde per rendere più colorato il piatto. Ecco, va bene, adesso non si regge. Quindi tonno in crosta di pasta kadaifi su schiacciata di patate agli agrumi e salsa in agrodolce. Lo chef Davide vi augura buona serata, spero la ricetta vi sia piaciuta, alla prossima!